Potremmo fare Magatsu Izanami, eh? Potremmo farlo, diciamo, come... È vero. Una cosa, non voglio finire questa serie senza non aver preso Izanami in squadra. Beh, scissione atomica, chance di paura, urlo spettrale, uccide all'istante. Se gli diamo anche la carta, quella lì che aumenta la probabilità di infliggere uno status, potrebbe diventare un'ottima persona da alterazioni. Non ha nessun tipo di debolezza, tra l'altro. D'altro canto, questo Izanami è il contrario del nostro, quindi fa gli attacchi tipo vento. Però non mi interessa sinceramente renderla ventosa questa persona. Chi mi chiama? Colui che brilla nell'oscurità più estrema. Sei pronto a dare tutto te stesso per tirar fuori la tua forza? Sono Magatsu Izanami, sarò io a determinare il tuo cammino. Sì e no, però ti accetto comunque. Ottimo. Adachi, sei con noi. Tra l'altro ha ottenuto anche Megidolan. Non che la cosa mi sorprenda. Ha ottenuto anche carica. Non che ci serva, però. Qual è l'abilità che lui ci fa apprendere? Potenziamento. Che ok, non ci serve, però. Vuoi cambiare scissione atomica? No, no. Non ci serve. Ma meglio averla. Beh, il nostro Izanagi credo sia una delle persone messe meglio di tutto il gioco. Ma per il semplice fatto che alla fine l'abbiamo usato talmente tanto in tutti i dungeon che ha preso più statistiche di molte altre persone. E infatti mi costa un sacco. Non abbiamo neanche soldi per prendere Thor. Oh, vabbè. Mi spiace per Thor, ma va bene così. E con questo ora siamo pronti e carichi per questa battaglia. D'altronde, detto proprio papale papale, il nostro Izanagi che ce l'abbiamo dall'inizio del gioco, non l'abbiamo creato, l'abbiamo evoluto per tutta la storia, ha più statistiche di molte persone che abbiamo creato nel corso di tutta quanta la serie. L'unico che forse lo supera è Yoshitsune. 81 di forza contro un 90. 91 di resistenza contro un 80, cioè, capiamoci. La persona numero uno che abbiamo ottenuto contro una delle persone ultimate del gioco. Eccolo, aria stagnante e alito malefico. Credo che alito malefico sia quello da uno. Certo, ci metterebbe in pericolo anche a noi, ma Magatsu Izanagi, diciamo che era pericoloso anche per se stesso, quindi ci sta. Ti giuro che se riesco a fare il colpo di grazia con Izanagi, prosegui dal cammino 9. Finalmente ci siamo, sei pronto? Procedere? Sì. Il finale. はるばるようこそ。また会ったな。全ての元凶さんよ。で、あなたが最初にテレビに入る力を与えた。真夜中テレビを作ったのもそうだ。そして噂が広まる発端を作った。間違いありませんね。Esatto。一つだけ思い違いをしている。君らが真夜中テレビと呼んでいるもの。確かにあれは 人の心をここに引き込むのちょっとした装置。間の心を。あそこに何が見えるかを決めていたのは常に君たち自身だ。人間の持つ抑圧された心とそれを覗きたい周囲の人間の心。見せたい存在と見たい存在がある。 だからこうする窓。Ok, l'ha creato lui lei, però. メディアで注目された人間を覗きたいとみんなが思う。真夜中テレビはそんな心の声に応えるそうです。まして見たい相手が心の中の世界に来てたならより鮮明に見えてくる。エザット。そういうこと。オーラ戦争。じゃあ何よ。あんたは先輩たちを後押しした以外はただネタを仕込んだだけってこと。ナナファットヌラディマイアリアルタエ。じゃあ、シマノ。 結局全部私たちのせいだっての。人間の好奇心のせいだってこと。エザット。全ては君たちのため。君たち人間が望んだ世界を作るためだ。人間は簡単には分かり合えないもの。そして生きているうちに分かり合える人間の数には限りがある。
しかし人間は手に余るほどの他人を理解しようとする。他者との比較を繰り返すことでしか自分を定義できず、不安で仕方がないんだ。そして君たちはその好奇心の結果、見たいものだけ見て信じたいように信じる。Non è che sia del tutto falso, però, eh? 君たちの望みは、Questa è l'unica cosa che sbagli invece. Non metterci parole in bocca. そうですね。確かに人間の大半はあなたが思う通りのものかもしれない。Teddy distrugge tutto con quel cazzo di vestito, però, eh? そんなん受け入れてたらな、こんなとこまで来てねえんだよ。E questo mi fa chiedere effettivamente cosa succederebbe se torni indietro e non vai a incontrarlo. 仲間と一緒にね。その通りクマ、余計なお世話はここまでクマ。私たちはこれからもみんなとあの現実の世界で生きていく。だから。Metteremo fine a tutto questo. Nebbia rossa? Ah no, è una cutscene. Wow! Beh, oddio! Non è neanche così grosso come sembrava, eh. Già solo Yalbatoth è molto più grosso. Shinjitsu o shiru koto ga subete ja nai nda. Nano ni kimi tachi wa yakusha no bu o koe fukaku ake iri sugita. Che ci vuoi fare? Mi o motte shiru to ii. Cioè, usi tutti gli attacchi di tutti quelli che abbiamo sconfitto? Figli del peccato. Bellissimo lo sfondo, però. Lo sfondo è meraviglioso. Non sappiamo quanta vita abbia, non sappiamo che attacchi abbia. La cosa non mi sorprende. Il che mi fa chiedere... Se abbia un senso combatterla, nel senso... Se era come Marie che la prima fase invece non ha senso di essere fatta così. Beh, mia cara, tu inizia pure ad attaccare. Non male. Cosa credevi di fare? Forza. Allora, ci carichiamo o ci concentriamo? Carichiamoci. Poi dopo ci concentriamo. Vorrei davvero finirla con i Zanagi. Concentrata, quindi. Però, cavolo, volevo far andare prima Cie, sai. Vabbè, chi importa. Megidolan. Kaboom. Ok, vedo che sei abbastanza resistente. La cosa certo non mi sorprende, però... Che bello che tutte le statistiche vengono aumentate con sta animazione. E detto ciò... Petali ardenti! Kaboom! Ti ho già portato quasi a metà vita, cogliona! Ecco, ovviamente... Non sarei neanche riuscita a colpirci. Patetica, patetica. Ah, oh, Yoshitsune, pensaci tu per favore. Assautobi. Yoshitsune dovrebbe essere il vero dio finale. Mamma mia. Concentriamoci di nuovo, anche se non serve propriamente, però lo facciamo. Mano di dio.
Sei sotto la metà della vita. Oh, cazzo. Quanto mi dispiace. Kaboom. Lasciala in vita, per favore. Cioè, nel senso. Due su quattro, non c'è male, dai. Quindi, trombettiere. Concentrazione. Spero solo che non finisca l'effetto di debilitazione. Siamo già concentrati, quindi Migidolan. Credo che con Yukiko curiamo adesso. No. Gli alleati sono carichi e concentrati. Allora, guardia, salvezza. Sai che invece di guardia dovevo prenderle l'oggetto che le dava SP a Chie. Sei a uno di vita. Riattacco ristabilito, precisione, difesa. Fai il tuo peggio, tanto sei morta, veramente. L'unico che ha mancato. E detto questo, Izanagi, tu mi attacchi con Megidolan? Io ti rispondo con Megidolan. Tra moglie e marito, non mettere il dito. E detto questo, però, mi sa che siamo arrivati al punto di non fa più nulla. Quindi direi di utilizzare gli oggetti su tutti. Quindi Chie, tieni. Chie avrei dovuto dare l'altra, non questa qua da 100, che stupido. Beh, ho una sola soma, magari la teniamo un attimo da parte. Questo lo diamo a Naoto. Che non lo so. E l'ultimo invece lo diamo a Yukiko. Tanto non mi puoi sconfiggere, davvero. Puoi metterci tutto l'impegno che vuoi, ma non ce la puoi fare. Credimi, ci stai perdendo solo tempo. Trombettiere giusto per sicurezza e la debilitiamo. Attacco ristabilito, ovviamente. Quindi a sto punto attacchiamo e basta. Se non posso fare niente, perlomeno. Ecco fatto. Lo dici solo perché sei arrivata a zero di vita e stai sopravvivendo solo per trama. Solo per quello stai sopravvivendo. Patetica. Cosa posso fare? Più che altro, davvero, che devo fare? Devo continuare solamente a subire fino a che non va avanti la storia? Concentrazione. Vai pure. Attacco degli alleati aumentati. Questo passo sarà impossibile sconfiggere Zanami. Ti tornano in mente le parole di Igor e Margaret. E ci mancava, finalmente. L'alza al cielo e la usa ora. Meno male. Stavamo avanzando sta battaglia fino a troppo tempo. A svelare la vera forma di Zanami. Bello! Immagino che splendore sarai. Porca troia! Mamma mia! Ma tu fai schifo. Porca troia, gli Albatote è un bijou a confronto di sta merda.
ここまでたどり着いて負けられません。力で私に及ぶはずはない。それを思い知らせてあげる。Purtroppo questo immagino ci abbia ragione. 気をつけて。Credo che anche solo di trama... sei rifullata, vedo, Assorbe l'elettricità, di tutte le cose solo l'elettricità? Particolare. Allora, debilitazione. Poi, vai di Megidolan. Mm, 713, non male. Abbiamo già CIE caricata? Perfetto. Tu solo per questo giro direi che... Vabbè, attacco, fanculo. Ci curi dopo. Kaboom. Madonna. Speraci. Si concentra con la mente. Difesa diminuita, sì, ti piacerebbe. Ci è purtroppo sbagliato, dovevo usare il coso del drago. Però... Allora, carichia... Siamo già caricati? No, va benissimo. Tra l'altro Yukiko mi sta guardando per qualche X motivo. Quindi, scudo di giustizia, ma solo per giusta causa. Vediamo se ci può aiutare. Proprio visto che si è concentrata e ci ha debilitato, voglio pensare che voglia fare un bel attacco. E detto ciò, frenesia del drago. Bella la musica. E tu, giusto per sicurezza, salvaci tutti. Ecco fatto, tutti rifillati. Ammetto che pensavo avrebbe usato Megidola. Certo, come no. Ti piacerebbe. Yoshitsune. E via, Assautobi. Sono troppo preciso per poterti mancare, mi spiace. Vediamo se abbiamo la Mavorpa attiva. Abbiamo la carica. Beh, non è stato granché. Cie di sicuro ce l'ha però. Quindi, mano di Dio. Non male, bravissima Cie. E tu, giusto per sicurezza. Ecco fatto. E come intendi farlo? Grazie Rise. Certo, non mi aspettavo un colpo del genere. Carichi e concentrati. Fantastico. Quindi Assautobi di nuovo. Bravissima Megidolan. Ma lo so, colpa mia, non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto usare un oggetto, ma anche lì non ero sicuro che sarebbe andato. Bravissima. E tu, salvezza a tutti, visto che Naoto sta per creparci. Dovrei farla attaccare. Attacco ristabilito, precisione e difesa. Certo, certo. Fai pure con calma. Detto ciò, trombettiero. Debilitazione. Se riusciamo un attimo con Naoto, diamo una anima da masticare. Dove sei? No, un pane dell'anima a lei. Bellissimo. Frenesia del drago. Così aumentiamo la nostra precisione d'illusione. Bellissimo che fanno partire la tromba con la musica sotto. E te, visto che sei carica, direi che un bel petalo ardente ti tocca. Yukiko. Mille maledizioni.
Oh. Yukiko! Yukiko-senpai! Micchia, ci stanno salvando tutti! Tutta la squadra è andata, per forza, fine battaglia! Sicura, è una gimmick! Però... Izanagi! Megidolan! Tanto lo so che non porta niente! Ovvio! Naoto! Lo so che non porta nulla, però fai pure. Ovvio. E siamo rimasti solo noi. Si è conclusa con la mia vittoria. Patetica. Tanto abbiamo vinto. Ha fatto questo perché è la fine.